puntata. Accatastamento Camini, la nuova legge. Commissione Alluvione, definito il programma. Gonfalone d'argento ai centri antiviolenza. Il Consiglio ha approvato nuove norme per l'accatastamento di camini, stufe, caldaie a legna, pellet e cippato. Per il censimento degli impianti a biomasse decade l'obbligo di presentare documenti, ma per ottenere il bonus regionale per la sostituzione occorrerà comunque la dichiarazione e l'inserimento degli impianti nell'apposito registro. Finalmente abbiamo licenziato la legge che prevede da parte dei possessori di caminetti che sono sotto i 10 kW di denunciare il fatto di averlo. Questo perché? Perché la Regione Toscana ha, in ottemperanza anche delle norme nazionali, deciso di mettere in atto un censimento, cioè noi vogliamo essere molto chiari con i cittadini. Il fatto di autodenunciare, insomma, il possesso di un caminetto non significa a pagare qualcosa, perché la procedura è completamente gratuita, non ci sono tasse, non sono previste nessun tipo di tassazione. Serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi, infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di caldo in quell'abitazione, siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia, in alcune zone del Pistoiese, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che ci hanno visto fare un'infrazione da parte dell'Europa per questo inquinamento, però la Regione non ha da nessuna parte un censimento di chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti. Questo serve perché vogliamo ancora di più migliorare le politiche per l'aria pulita, e quindi l'idea che, insomma, abbiamo letto anche nei nostri territori, la preoccupazione di alcuni amministratori all'inizio, insomma un annetto fa, quando abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento, era una preoccupazione forse legittima, perché era un po' confuso il motivo per il quale questo veniva fatto. Invece noi oggi abbiamo licenziato una legge dove è ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire, insomma, ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'aria, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone. Insomma, questo vogliamo far passare. Una battaglia vinta da parte dei Fratelli d'Italia. Come ricorderete, lo scorso anno la Giunta presentò con due delibere un sistema diverso di regolamentazione delle emissioni sulle PM10, perché la Toscana, come altre regioni, è oggetto di una duplice sentenza della Corte europea per sforamento nelle emissioni delle PM10, nella quale si pensava a sanzioni nei confronti di tutti coloro che fossero stati possessori di impianti a biocombustibile, quindi anche i caminetti, senza alcuna distinzione, con sanzioni anche piuttosto pesanti e con controlli che venivano scaricati sui comuni. Noi ci mettemmo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato. La Giunta ha preso tempo, la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kW hanno l'obbligo di accatastamento, e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kW, e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni, non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Quindi la consideriamo una battaglia vinta, anche se molto c'è da fare per combattere l'inquinamento atmosferico nella Regione Toscana. Su questa norma è stato straordinario il lavoro del sottoscritto, del Partito Italia Viva. Grazie a noi non ci sono più sanzioni, grazie a noi è soltanto un elemento informativo, corretto, doveroso, conoscere la presenza dei caminetti nelle abitazioni, ma non ci saranno delle sanzioni, ci sarà un'attività informativa
conoscitiva, ci sarà l'agenzia regionale che darà supporto e sostegno insieme ai comuni a tutti i cittadini. Si è allentata e di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni. È un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie. Ci sarà la possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta, e questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto, che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata vessatoria nei confronti dei cittadini toscani. Sì, sulla questione relativa ai provvedimenti che sono arrivati in aula riguardo l'annosa vicenda dei caminetti, la Lega ha posto un problema di fondo, anche di ordine politico. Noi l'avevamo già detto a suo tempo, mettendo in evidenza che non era possibile discutere una legge di questo tipo fino a quando non avremmo avuto un piano dell'aria aggiornato, piano dell'aria che in realtà ancora non ha visto la luce, che ha visto un'informativa, ma si teme che sarà affrontato di qui a molti mesi. E allora, sotto questo aspetto, noi riteniamo, e l'abbiamo detto a più riprese anche oggi, che i dati portati avanti da Patos su quello che è l'inquinamento, per esempio nella Piana Lucchese, non siano in realtà aggiornati a quello che è il quadro odierno. Lo diciamo noi, lo hanno detto tanti amministratori di destra e di sinistra quando sono stati sentiti nelle audizioni di questi mesi, ma lo ha detto anche, avanzando delle critiche o quantomeno dei rilievi, lo stesso CNR. E quindi abbiamo ribadito, votando no alla legge, l'importanza di dar luogo prima a una verifica, a un aggiornamento del piano dell'area regionale, e solo dopo potremo avere un contesto realistico di quello che è il quadro dei caminetti, perché che siano solamente i caminetti a determinare larga parte dell'inquinamento della Piana Lucchese, sinceramente facciamo difficoltà a pensarlo. La Commissione regionale d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana ha definito il programma di attività dei lavori. Il testo è stato approvato con voto unanime. Allora, sicuramente il calendario dell'attività è stato frutto di un lavoro condiviso e devo dire che c'è stato il contributo di tutti i colleghi. E l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a fare un lavoro quanto più condiviso possibile, anche con un'unica relazione, che però si muove attraverso diverse direttrici. Anzitutto diciamo quella che è stata la cronologia degli eventi, quindi ciò che è accaduto quella sera, partendo poi da tutto quello che è il sistema di allerta regionale, per poi passare a quello che è oggi la situazione da un punto di vista diciamo di infrastrutture, di interventi, di investimenti per quanto riguarda il rischio idrogeologico dei vari comuni coinvolti anche, e poi tutto quello che riguarda la parte diciamo della gestione emergenziale vera e propria, quindi ristori, con il coinvolgimento anche dei comitati dei cittadini che si sono costituiti in diverse parti della Toscana, pensiamo a Campi Bisenzio ma non solo, perché credo che quell'interlocuzione sia davvero fondamentale, oltre naturalmente al coinvolgimento della parte tecnica della struttura regionale, perché ciò che vogliamo davvero verificare e accertare, soprattutto lasciare poi anche a chi verrà dopo, è uno studio attento su quella che è la situazione della Toscana per poter approntare i necessari interventi e far sì che in qualche modo quello che è successo, non dico si possa evitare, ma che perlomeno, come dire, sia oggetto di un attento monitoraggio per il futuro. Ma al momento il clima è un clima costruttivo, di ascolto reciproco e anche di possibilità di individuazione di obiettivi da raggiungere. Come maggioranza, insieme anche al collega di Italia Viva Sguanci, sicuramente teniamo moltissimo al lavoro di questa commissione, e la riprova è che il piano di lavoro, il programma di lavoro è stato approvato all'unanimità. Tutti i gruppi hanno portato il loro contributo e noi ci teniamo a evidenziare come questa commissione possa essere anche uno strumento fondamentale, ad esempio per richiamare il governo a fare quello che deve fare, a fare quello che era stato promesso, ovvero a mettere a disposizione anche i fondi assicurati, perché questo sarebbe un atto molto importante. Quindi sicuramente utilizzeremo la commissione anche per esercitare questa forma di stimolo e di sollecitazione. Il
presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea legislativa toscana, al coordinamento toscano dei centri antiviolenza, Tosca. Questo è un riconoscimento di cui vado particolarmente orgoglioso. Il riconoscimento a Tosca, che è il coordinamento toscano dei centri antiviolenza, è un modo per dirle grazie. Grazie per quello che fanno ogni giorno. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. E allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale perché non solo hanno la capacità di accogliere, di assistere, di proteggere, ma anche quello di dare supporto psicologico e di reintegrare socialmente le donne che vivono queste violenze, perché non si tratta solo della violenza più grave, quella che porta alla morte, ma delle tante violenze fisiche, psicologiche che le donne continuano a vivere. Quindi questo riconoscimento è un modo per dire da parte di tutta l'Assemblea legislativa grazie per il lavoro che viene portato avanti ogni giorno con impegno, passione e dedizione. Noi abbiamo deciso come centro antiviolenza della Toscana di metterci in rete come coordinamento Tosca 15 anni fa. Noi facciamo quasi un compleanno in questi giorni perché era il giugno 2009 quando è nato il coordinamento. Ed essere un coordinamento assicura una omogeneità delle metodologie che noi utilizziamo, un rapporto con le istituzioni che è un rapporto unitario, cosa molto importante, e ci permette di fare rete utilizzando le competenze che troviamo in tutti i centri. Quindi è veramente importante, insomma, parliamo sempre delle reti, noi ci crediamo molto e prima di tutto in Toscana c'è una rete. Non sono molte le regioni che hanno una rete consolidata come la nostra, mi viene in mente solo la Lombardia, forse c'è l'Emilia Romagna, ma ci fermiamo qua. Ma è una garanzia davvero di un lavoro più strutturato, più competente, più incisivo rispetto alla violenza. Un riconoscimento importante per chi è sul campo come centri antiviolenza e perché salvano quotidianamente delle vite, sia le donne che sono vittime dirette di violenza, ma anche e soprattutto perché fanno un lavoro di costruzione di una cultura del rispetto tra le persone, partendo dai progetti che fanno con le scuole. Quindi il loro lavoro è duplice, sia quello appunto che riguarda la violenza e l'aiuto alle donne e ai figli che sono vittime di violenza, ma anche alla costruzione di una cultura. In questo noi devo dire collaboriamo molto con Tosca, perché insieme a loro abbiamo portato avanti dei progetti sulle scuole, in particolare sulle scuole superiori, e anche con la Hauser regionale, proprio per sensibilizzare gli adulti di Hauser a riconoscere i segnali della violenza. Ogni scusa, diciamo così, è buona per fare in modo che si costruisca una coscienza collettiva contro qualsiasi forma di violenza. Sì, sicuramente credo che il coordinamento regionale Tosca si meriti questo premio proprio perché i centri d'ascolto, ma non solo i centri d'ascolto, perché loro hanno anche delle case protette, sono una rete fondamentale per le donne vittime di violenza e anche per i loro figli, per i loro bambini, quindi sicuramente intervengano nei momenti di emergenza, diciamo che hanno aiutato e aiutano e continuano ad aiutare un sacco di persone, poi loro stesse vi racconteranno i loro numeri che sono di tutto rispetto, ma sono anche, diciamo, un modo per le donne che hanno necessità di trovare dei punti di riferimento di cui hanno necessità in certi momenti.